Ciao a tutti, sono Stefania Di Vittorio, mi trovate su Cookpad come Stefania Di Vittorio, mi definisco una pugliese doc perché ho avuto dei genitori nati a Bari, io sono nata a Brindisi e vivo a Lecce, per cui ho preso da queste tre province pugliesi i piatti legati comunque alla tradizione. Il piatto che vi presenterò è la pitta di patate, chiamata anche in altri luoghi focaccia di patate, e fa parte della tradizione povera del Salento. Era il piatto preparato per i contadini e costituiva il più delle volte il loro pasto quotidiano. È a base di prodotti della terra, patate, cipolle, il formaggio prodotto nelle loro masserie. Passiamo adesso alla realizzazione di questo piatto. Ingredienti per la pitta di patate: 600 g di patate, 300 g di cipolle, 150 g di pomodorini, 100 g di formaggio pecorino, un cucchiaio di capperi, due uova e 50 g di olive denocciolate, lentuccia, origano, pepe, sale e olio d'oliva. Lessare le patate in acqua fredda per un'ora. Appena sono pronte, tirarle fuori, pelarle e un consiglio, passarle subito calde, ancora calde, nello schiacciapatate, così come sto facendo io. Prendere una cipolla e affettarla in maniera sottile. Farla stufare in 50 g di olio, che vi sembreranno un po' eccessivi, però danno l'olio darà gusto alla pitta di patate. Dopo 10 minuti di cottura a fuoco basso, aggiungere i pomodorini tagliati a pezzi grossi. Salare. Trascorsi 10 minuti di cottura, deve asciugarsi un po', dall'acqua in eccesso. Aggiungere i capperi. E le olive denocciolate. Una volta lessate e schiacciate le patate, metterle in una coppa e unire il pecorino, formaggio pecorino, le uova, la mentuccia, abbondate nella mentuccia, deve essere profumata, il pepe. Il sale e il pepe. Io amo impastare a mano perché devo sentire l'ingrediente sotto le mie mani, devo avere consistenza dell'alimento. Se voi tranquillamente potete impastare o con un cucchiaio di legno o anche con i guanti. Prendete una pirofila di all'incirca 20 cm per 12, e così con queste misure la pitta verrà abbastanza alta. E mettete un po' di cipollata sul fondo della pirofila e, bagnandovi le mani, prendete metà dell'impasto di patate e compattatelo. Ecco, così non si attacca con l'acqua. In questa maniera. Coprite con
la cipollata, lasciandone un paio di cucchiai da parte perché servirà per ricoprire la superficie della pitta. Ricoprite bene, pressando leggermente sui bordi, prendete bene la pitta con la forchetta. Se volete creare una piccola decorazione, fate in questa maniera. La pitta così pronta va messa in forno a 200 gradi per 35-40 minuti finché sarà pronta, finché la superficie sarà dorata. Ed ecco il risultato finale, una leggera doratura e le strisce fatte con la forchetta. Salve, mi chiamo Sabina Congedo, ma tutti su Cookpad mi conoscono come Baciate la Cuoca. Vi vengo a parlare della mia passione per la cucina che arriva da molto lontano. Sia la nonna, mia madre, mio padre mi hanno trasmesso questa passione, specialmente per i piatti tradizionali. Il mio è un piatto bellissimo, tradizionale del mio posto, della mia città, Galatina. Sono semplicemente panzerotti di patate galatinesi. Questi sono gli ingredienti che ci occorreranno per fare i panzerotti di patate galatinesi. Abbiamo 900 g di patate lessate e schiacciate, 150 g di formaggio pecorino grattugiato, 75 g di farina, 3 uova, 200 g di pan grattato, sale, pepe, mentuccia in abbondanza, un 12-14 foglioline basteranno, olio per friggere. Alle patate uniamo le uova, la farina, il formaggio, il pecorino, la mentuccia profumatissima, una presa di sale e il pepe. E iniziamo ad impastare. Questo è l'impasto pronto. Andiamo adesso a bagnarci le mani con l'olio in modo che l'impasto non si appiccichi. Prendiamo una piccola quantità di impasto e iniziamo a dare la formina al panzerotto. Dopodiché lo adagiamo nel pan grattato. E facciamo questo piccolo movimento in modo che il panzerotto non si rovini. Lo prendiamo e lo adagiamo nel vassoio. Questo è il mio piccolo segreto. Ci bagniamo di nuovo le mani con l'olio, ne facciamo ancora un altro, è facilissimo. Ecco qua, lo adagiamo sempre nel pan grattato, facciamo questo leggerissimo movimento. Ed eccolo qua, il nostro panzerottino. Ne facciamo ancora un altro. Aggrattato. Ed eccolo. Adesso non ci resta
altro che friggerli in abbondante olio bollente. I nostri panzerottini stanno cuocendo, stanno friggendo, ci accorgiamo della loro perfetta cottura nel momento in cui li vediamo di un bel colore dorato. Possiamo toglierli. Piatto finito, i nostri panzerottini di patate galatinesi. Come utilizzarli? Beh, si possono utilizzare come antipasto o come aperitivo. Vi raccomando, fatene in quantità industriali perché vanno via come le ciliegie, uno tira l'altro. Adesso aspetto le vostre versioni. Non lo so, volete cambiare la forma, le volete fare a schiacciate, quadrate, rotonde? Volete cambiare il ripieno, prosciutto, mozzarella? Va benissimo così. Mi raccomando, aspetto le vostre ricette. Questa invece è la pitta di patate, la classica. È nata da una tradizione contadina povera. E questa anche la si può farcire come si vuole, a proprio gusto, con verdure di stagione. Farla un po' delicata con piselli, prosciutto e mozzarella. Sostituire il pecorino con il parmigiano. Ecco, ci sono tante maniere. Questa è la classica, la versione base. A voi la scelta per farne una diversa. Vi salutiamo, vi ringraziamo per aver seguito la nostra lezione base sui panzerottini galatinesi e sulla pitta. Salutiamo con affetto tutto il mondo di Cookpad e vi aspettiamo per le prossime ricette. Ciao! Ciao!